tutto il mondo del civismo che perde una persona molto carismatica, una persona splendida, con tanta umanità, grandissima atleta, forse uno degli ultimi più forti scalatori tra gli atleti italiani. Un ragazzo d'oro in tutti i sensi, ma non è una parola scontata, nel senso che era un ragazzo davvero particolare, pieno di energia, pieno di carica umana nel rapporto con i suoi compagni, sempre pronto a sdrammatizzare, a ridere di se stesso per le piccole cose che gli succedevano in corsa e anche fuori. Particolare, l'ha proprio scritto, nel senso che abitualmente dopo 5 giorni di corsa si riesce per fare 4 ore e mezza, ma si riesce verso le 9 e mezzo, evidentemente, non so, qualcuno ha scritto una pagina brutta, insomma, ha sconvolto la famiglia, ha sconvolto tutto il mondo del ciclismo. Una tragedia nel mondo dello sport, la tragedia della vita, un destino beffardo quello che ha colto Michele Scarponi nel momento in cui la mattina si andava ad allenare sabato scorso, dopo aver svolto la sua opera da professionista, le sue gare, un destino avverso che proprio a due passi da casa l'ha colpito, colpendo, come ha detto il presidente della Federciclismo di Rocco, che avete sentito in questo inizio, la famiglia sua, naturalmente, lascia i due gemellini, la moglie, e anche la famiglia del ciclismo, la famiglia dello sport italiano. Felice Pulici, come fare i conti col destino? Niente, il destino lo devi accettare per quello di buono o di così o di clamoroso, di negativo che è successo con Scarponi, perché il destino non dà segnali. Non si comprende però e non si può nemmeno commentare questa situazione, perché sembra quasi una cosa surreale, no? Perché entrambi dello stesso posto, dello stesso ambiente, che praticamente sulla stessa strada, che conoscevano e conoscono a memoria, hanno combinato, si è creato questo momento di grave difficoltà di un personaggio straordinario, secondo me, sotto ogni profilo. Bisogna entrare nello spirito familiare per capire bene quello che succede, no? E quello che il destino riesce, diciamo, ad offrire a certe famiglie proprio in queste condizioni, in questi momenti, dove praticamente la moglie deve cercare di darsi forza proprio per dare una condizione anche di continuità anche nell'ambito della famiglia con i due gemelli che comunque deve portare avanti, perché è una tragedia che mi fa accapponare la pelle, perché francamente faccio fatica anche a... Il presidente Di Rocco, nel suo accorato, diciamo, ricordo, dice, e noi l'abbiamo titolato, un campione di umanità, sempre pronto a scherzare, lo diciamo sempre di chi va via, ma in questo caso mi sembra proprio stato subito descritto così. Il ciclismo è una specialità, direi anche abbastanza pesante, no? Come allenarsi, come comportarsi, eccetera, perché comunque salite, discese, pianure, eccetera. Tu pensa gli sforzi che ha fatto questo personaggio, questa persona, questo straordinario uomo per cercare di arrivare, quindi ecco la sua anche professionalità sotto questo profilo, che paga sempre, no? Il raggiungimento dei risultati, no? La capacità, ecco, proprio di scegliere modi e comportamenti che sono adeguati, quindi paga sempre, cioè non ci si arriva mai a raggiungere grandi risultati se non hai fatto sacrificio, e lui sacrificio ne ha fatto tanto anche nella condizione anche di mantenere un rapporto di squadra
che ha una forza notevole proprio nel raggiungimento sempre del traguardo, nel modo di essere, e dovrebbe essere portato sempre da esempio, ma portato anche dappertutto, in tutti i momenti, in tutte le scuole. Il CONI è stato straordinario nel momento in cui chiede a tutti quanti, a tutte le specialità, a tutte le attività sportive, di rendere presenza di questo tipo di momento, perché è un momento veramente incredibile che è incancellabile per tutti quanti noi. Grazie a Felice Bulici per questo bel ricordo. Felice Bulici, oltre che è stato un grande campione di calcio, è oggi vicepresidente del CONI del Lazio. Avete visto due ospiti, anche le loro storie sono importanti: Roberto Valori, campione paralimpico, ed oggi, non da oggi, presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Grazie per essere qui. E poi Stefano Zarfati, che è un atleta e un tecnico di orientamento. Buonasera. Noi ne parliamo perché abbiamo organizzato di parlare di questa disciplina, perché in questi giorni, vero Stefano, c'è il campionato del mondo. Iniziato proprio oggi, campionati mondiali scolastici di orienteering a Palermo, di corso orientamento, e i nostri ragazzi si sono difesi molto bene. Allora, siccome la vita è questa e si cambia, noi torneremo però in finale di trasmissione con una cosa toccante, veramente toccante, sul nostro Michele Scarponi. Allora, Stefano, l'orientamento. Sì. Ma è una disciplina, che tipo di disciplina è, poi di che si tratta? Vedremo tra l'altro delle immagini bellissime e suggestive. Certo, ma così come il ciclismo, se vogliamo, è uno degli sport dove si vive molto con se stessi. Le abilità tecniche sono importanti da allenare, ma è importante anche avere disciplina interiore per poter crescere e portare dei risultati a livello agonistico. È uno sport, a mio parere, meraviglioso, è chiamato lo sport dei boschi. Si vive profondamente all'interno della natura e a contatto con la natura stessa. Grazie all'orienteering ed una mappa molto dettagliata dell'area, diciamo che la nostra palestra, se vogliamo, è proprio il bosco. All'aria aperta. Esattamente, sì. E la nostra struttura non è altro che una mappa come queste che ho portato qui a visionare. Sì, c'è delle cose che sono, diciamo, il pallone del calcio oppure l'arco del tiro con l'arco. Sì, esattamente. Senza delle mappe non si riesce a fare orienteering, ovviamente. Però grazie all'ausilio di questa mappa e di pochi altri strumenti come la bussola e un testimone si riesce a vivere una realtà che è quella della natura, ma non solo, anche, ecco, come stiamo vedendo anche delle immagini, anche sì, in siti bene, archeologici, si possono vivere. Qual è lo scopo dell'orientamento? Lo scopo dell'orientamento, cioè come si vince la gara? Orientarsi, dice Roberto Valori, giustamente. È corretto. Però sì. Che succede? Quanti sono, partecipa a una gara, quanti atleti? Non c'è un numero minimo né un numero massimo. E muniti di mappe devono fare un percorso, penso. Esattamente, diciamo che è uno sport individuale dove si parte scaglionati nel tempo. Ora, se vogliamo parlare tra le quattro discipline di cui si occupa l'orienteering, se vogliamo parlare della corsa, c'è la corsa, c'è lo sci orientamento, il mountain bike orientamento e l'orientamento di precisione. Trail, se abbiamo anche qualcosa in comune in questo. Ma la corsa è una specialità? Delle quattro discipline. Io faccio discipline corsa orientamento e quella è la gara, non è che poi come il pentatlo, il triatlo devo fare anche l'altro. Ecco, no, benissimo. Se si parla o di c'è mountain bike, orientamento, no, lo faccio per capire perché sì, sono sì, veramente niente. E quindi sì, lei ha una mappa molto dettagliata, questa adesso era la prima che era qui, questa sì. Ecco, questa è una via di mezzo, se vogliamo, è un parco cittadino, questa è Villa Panfili. Cioè, noi ci troviamo quindi a Villa Panfili, voi consegnate questa mappa, sì, esatto, qui prima, a Roma. Anzi, al momento del via. Non so se possiamo farla vedere, ecco, brava, al tenga momento così, del bravissimo. Via si può prendere la mappa, non prima, non si può fare una strategia, preventiva. Diciamo, preventiva, grazie. E poi si individua un triangolo che rappresenta sì. Il punto dove si è in quel momento e poi bisogna transitare per tutti i punti di controllo, ma al contrario dell'atletica leggera, che si parte tutti insieme e quindi il primo che passa, che attraversa il traguardo, ha vinto, qui si è cronometrati individualmente, per cui si parte scaglionati nel tempo. Ah, ecco, col tempo. Lo stesso tracciato permette tanti percorsi, nel senso tante scelte per poter transitare per tutti i punti di controllo.
Cosa sono i punti di controllo? Ecco, oggetti qua, come questo. Questo è, in Italia noi li chiamiamo lanterna. La lanterna, vedete che bella? Non perché è accesa, ovviamente, ma solo perché i colori sono particolarmente accesi. Immaginate questi colori nel bosco, sono particolarmente visibili, per cui l'elemento fortuna non deve praticamente esistere, bensì sono solo abilità tecniche e capacità di lettura della mappa che ti portano al punto di controllo. Quando si è arrivato al punto di controllo c'è un sistema, in questo caso elettronico, come quello che stanno usando i ragazzi adesso a Palermo per i campionati mondiali studenteschi, e muniti del proprio testimone elettronico si ha la possibilità di testimoniare il passaggio al, diciamo, l'avvenuto passaggio al punto di controllo. Ma lei come è andato a finire al, perché è diventato un tecnico, un atleta di orientamento? Come mai? Per tanti motivi diversi. Forse uno dei più grandi è perché credo nell'evoluzione interiore. E l'orienteering è uno degli sport che, quantomeno nel quale mi sento particolarmente interiormente legato, mi porta molto a crescere, perché quando si è da soli in bosco e si corre con una mappa in mano ci si rende conto che la maggioranza delle volte che si fanno degli errori di scelta è perché interiormente si sta ancora elaborando qualche cosa di se stessi, per cui mi ha permesso di crescere. Quindi anche un po' di filosofia? Assolutamente sì, ma non credo che esistano degli sport fatti a livello agonistico, quindi a livello professionale, che alla fine non regalino un po' di filosofia. Allora, Stefano, io ho trovato la mia. Parla di corsa. Sì. Però qualche anno fa la corsa la cantava. Adesso vi facciamo vedere versione qualche anno fa di Stefano Zarfati. Andiamola a sentire un po'. Correre di notte per la strada è un modo come un altro per pensare un'altra cosa. Il mondo a luci spente mi nasconde dalla gente per stare un po' con me. Quel giovane cantante pop correre di notte era lei, caro Stefano. Video impietoso sui miei capelli, questo sicuramente. Ho capito, non passa solo per Felice e me il tempo, insomma. Sì, vabbè, sì. Quindi insomma, una brillante carriera nella musica leggera, sì. Anche altri hit, altri successi, sì, che non abbiamo messo. Sì, diciamo sono un uomo molto fortunato. Perché com'è stato quel periodo della sua vita? Bello, bello. Ero bambino e desideravo tre cose nella vita e per questo ho lottato molto, devo ammettere. E ho avuto la fortuna che lottando alla fine poi le raggiungessi anche, che erano la musica, quindi scrivevo e cantavo le mie canzoni, poi lo sport, perché venivo dall'atletica leggera, e la natura. Ora il mio mestiere è quello di insegnare uno sport che si fa all'interno della natura, per cui mi sento particolarmente realizzato. Credo, Roberto, che sia anche una collaborazione col Comitato Paralimpico, vero? Sì, una collaborazione col Comitato Paralimpico, sì. Specialmente con, diciamo prima, con Felice per i sordi, che è una disciplina che in qualche maniera si presta e c'ha delle... Molto bello, sì, sì, indipendente. Prego, sì, Felice. Sì, no, sì. Perché oltre alla capacità, oltre alla corsa, eccetera, oltre... non c'è intuito. Qui devi leggere la mappa e devi andare. Se sbagli a leggere la mappa, ti trovi davanti al burrone e devi tornare indietro. Questo è il discorso, certo. in parole povere. Quindi la capacità di leggere, intanto, appena te lo danno, devi cercare subito di individuare qual è effettivamente il percorso che devi prendere. Io tra l'altro, a proposito di correre di notte, c'erano delle belle immagini, forse se riusciamo con la regia, anche se stanno andando queste, altrettanto belle, di notte con una lampada messa insomma sopra la testa come i minatori, vero? Certo, minatori. Sì, vabbè, adesso lo vedremo. Sì. Certamente esiste l'orienteering fatto di notte, ovviamente sempre nel bosco. Guardate che belle vive immagini, la sua veramente. Grande, adesso vedrete quello grande, che ho detto io, sono sbagliato. Ci sono delle gare storiche, scusate, se sono delle gare storiche in Svezia, si chiama per esempio la Tio Mila. Eccole, qui. Qua, sì, vedete, esatto. Che bellissimo questo.
C'è una gara notturna dove si fanno... Molto suggestiva, però il rischio di cadere in una scarpata è più forte. Ma non c'è dubbio, per quello che devi essere bravo, perché effettivamente ti trovi di fronte... Verrebbe da dire una caccia al tesoro, invece la differenza... No, quella, non si offenda! Faccio una diminuzione troppo pesante questa. Però mi permetto di sentire, perché l'elemento fortuna nella caccia al tesoro esiste, mentre questa è divertente come una caccia al tesoro, se vogliamo, però nella realtà... È l'abilità tecnica che permette di raggiungere il punto di controllo, senza di questa non si riesce ad andare avanti. C'è una federazione? Quanti iscritti avete? Tutta Italia? Attualmente siamo circa 6.000 gli iscritti, quindi, ma in continua crescita. È una realtà molto presente anche all'interno delle scuole, tant'è che per quanto riguarda i licei sportivi è diventata materia obbligatoria per il biennio. Quindi la multidisciplinarietà dell'orienteering è particolarmente evidente. Abbiamo fatto delle gare anche con delle scuole, io lo insegno nelle scuole, e per esempio proprio nel Roma Centro Storico, dove le lanterne erano posizionate in punti dove poi in realtà c'è stata la possibilità di mixare l'orienteering con un'altra materia scolastica, e quindi devono dare delle risposte multiple testimoniando in realtà in questo caso con un sistema diverso, quello meccanico di punzonatura del testimone. Questo invece è quello elettronico, diciamo, per gare regionali in su. Scusa, posso dirti una cosa? Sì. Ma l'entusiasmo sul percorso, quando raggiungi tutte le postazioni, c'è un entusiasmo pazzesco, perché vedi che effettivamente ho scelto la strada migliore, sì, perché poi calcolano anche loro il tempo e sanno benissimo più o meno. Particolari attitudini, chi volesse praticare questa disciplina, basta che sa correre in questo caso? No, non è necessario. Non è necessario neanche... C'è uno degli slogan, se vogliamo, di Valentino, è proprio quello che correre soltanto non basta. Non vince chi impiega meno tempo ad arrivare al traguardo, se poi in realtà non hai transitato correttamente per tutti i punti di controllo. Bisogna transitare per tutti i punti di controllo, e vince unicamente chi ha fatti tutti nell'ordine corretto. Allora lì sì, si entra in classifica e conta il tempo. Devi lavorare di testa. Chiedere una cosa che mi sfugge. Sì. Che... Beh, c'è anche la partenza anche in coppia o no? Perché noi come soci l'abbiamo fatta. No, a livello ufficiale le gare sono individuali. Anche se ci sono delle partenze di massa che sono staffette, però coppia. In realtà no, di coppia a livello agonistico ufficiale. Allora, seguite anche l'orientamento, iscrivetevi. Io ringrazio Stefano. Adesso va la pubblicità, poi torniamo, parleremo di un altro argomento, ma ci sarà questo momento molto toccante che riguarda Michele Scarponi. Allora, ci vediamo dopo questo breve momento di pubblicità, e grazie a Stefano Zarfati. Grazie a voi, ci vediamo alle gare di orienteering.